Bentornati esploratori e esploratrici a questo nuovo episodio della saga dedicata a The Binding of Isaac Repentance. Ci sono un po' di novità, ho sbloccato un po' di cose giocando per conto mio, in particolare come potete vedere sono riuscito a fare Delirium che dà quell'effetto tutto sanguinolento alla pagina, vedete? Tutto intorno, tutto quel sangue, perché ho fatto Delirium con Isaac e sono riuscito a farlo anche con il Blue Baby, quindi sono riuscito a fare con due personaggi. È difficile portarlo in video perché bisogna fare parecchie run e sperare di avere un RNG molto favorevole, perché è un boss molto forte e non è nemmeno detto che compaia, perché deve comparire un certo portale che ti conduca da lui, quindi ci vuole un po' di fortuna. Speriamo di riuscire a beccarlo magari in uno degli episodi in cui farò run di completismo vario, e per esempio potrebbe anche uscire in questa run. Infatti ho intenzione, visto che mi è stato chiesto di usare Azazel nei commenti, useremo Azazel e proveremo ad arrivare fino a Satan, perché mi sono reso conto che ancora non ho sbloccato il negativo, che ci manca per poter andare poi alla Dark Room, che è quella zona alternativa a The Chest. Non l'ho ancora fatto perché ci sono così tante cose da fare a Repentance, tipo sbloccare il modo di arrivare a The Mom, sconfiggere Delirium, Ash, la boss rush, è pieno di roba, oltre alle challenge, quindi è davvero difficile fare tutto. Perciò oggi ci faremo una bella run con Azazel e cercherò di far fuori Satan. Dovrebbe sbloccarsi dopo aver fatto fuori 5 volte Satan il negativo, e dovrebbe essere l'ultima che mi manca questa, credo, non ne sono sicurissimo, però dovrebbe essere. Quindi dai, speriamo di riuscire ad arrivare quantomeno a Satan e di sbloccare il negativo, in modo tale che poi probabilmente l'episodio successivo lo possa dedicare alla Dark Room, andare lì e completare anche quella. A livello di challenge invece, mi sono reso conto che The Solar System mi manca, pensavo di averla fatta ma non, in realtà non l'ho fatta, ho fatto Suicide King, che si è rivelata anche fin troppo facile in realtà come challenge, pensavo molto peggio. Che fondamentalmente è una challenge dove ti viene data Ipecac e le Boomerang Tears, quindi l'Ipecac praticamente ti torna indietro. Oh, Dark Boom per cominciare? Ma tante grazie, lo accetto più che volentieri, fantastico. Inizia a foraggiarti, mio caro amico. Due Treasure, ah è una XL questa, ok. Quindi devo stare attento. Vabbè, a parte che ho solo Dark Earth con Azazel, quindi non credo di potermi, diciamo, sminchiare il Devil's Pact. Questo qua è quello che ci dà, mi sembra, i Sacred Earth, vero? A ogni utilizzo. Perché no? Prendiamolo. Prendiamolo e usiamolo anche subito. Poi potremmo usare una chiave qui. Sì, usiamola. Tanto in questa floor non dovrebbero esserci problemi di porte, perché dovrebbero essere aperte sia le treasure che gli shop. Quindi lo prendo volentieri. Mi piacerebbe trovare altre key per poter aprire il forziere lì sacro, luminoso, che credo di aver capito come funziona, almeno penso, che vada aperto tot volte finché non droppa un oggetto, un item, una passiva, insomma, diciamo, e a quel punto smette di poter essere aperto, credo. Credo che funzioni così. Allora, vediamo un po'. The Ward non la voglio usare qua perché tanto è facile sto piano, quindi teniamocela. Non credo che andremo in zone secondarie a sto giro. Potremmo, però da quel che ho capito in realtà l'unico vero beneficio di andare in zone secondarie è poter sbloccare i pezzi del pugnale, del coltello di The Mom. Dai, magna. Pillolina, vediamo cosa c'è. La capa, ok. Mi è stato spiegato da un mio iscritto, che ringrazio, il metodo per arrivare a Mother e sconfiggere per poter sbloccare Mother, quindi che è quella che dobbiamo sconfiggere per poi sbloccare la via per andare a The Home. E il metodo consiste nel andare nelle zone secondarie e andare in particolare a sbloccare dei pezzi del pugnale di The Home. Qui subì. Non riuscivo a evitarlo all'esplosione. Con il range di Azazel è difficile. Dicevo, andare a sbloccare quindi i pezzi del pugnale nelle zone secondarie, che sono la Downpour e poi le Mines.
lì dovremmo trovare i pezzi di questo pugnale che ci sarebbe poi aprire quella porta rossa che non avevo capito cosa, cosa servisse. Tears Up lo prendiamo volentieri. Usiamo l'oggetto. Perfetto. Il problema è che andare nelle downpour poi bisogna sacrificarsi, diciamo, sul fuoco bianco, che è quello che avevo trovato senza capire cosa servisse, e a quel punto si viene trasformati in The Lost e bisogna finire il piano in The Lost, come The Lost, solo che per me è abbastanza folle, perché vuol dire fondamentalmente non dover subire neanche un hit. Quindi se in quella fase veniamo colpiti una singola volta, siamo fritti. Quindi è molto difficile, soprattutto perché io non ho ancora sbloccato The Lost come personaggio e tantomeno non ho sbloccato nemmeno l'oggetto starter di The Lost, che è l'Holy Mantle. L'Holy Mantle è un oggetto che ho sbloccato in quanto oggetto, perché ce l'ho effettivamente, e mi ha fregato. Ce l'ho come oggetto, però non l'ho sbloccato come starter item di The Lost. È un oggetto che praticamente permette di subire un danno in una stanza, cioè lo previene un danno in una stanza. È veramente eccezionale come oggetto su ogni personaggio, ma in particolare su The Lost è tanta roba. Allora, secret dove potrebbe essere? Ci sono troppi punti, ho solo una bomba. Non è buona cosa questa. Nella corsa non voglio... o ci vado? Sì, ci vado. Vado anche nella corsa perché sono solo mezzo danno alla fine. Col fatto che volo ne vale la pena, probabilmente. Quindi. Dai. Pills e pills. Questa è la cap, la conoscevo già. Bad gas. Range up, ce lo teniamo. Ok, ancora una bomba. Proviamo, dai. Proviamo qua. Niente, vabbè, ci abbiamo provato. Ah, però 5 chiavi, attenzione. Mi stavo dimenticando il nostro forzierino luminoso qua sopra. Bombe, soldi, che meraviglia. Vai, vai, sgancia. Niente. Ah, quindi non arriva fino a un oggetto. Semplicemente si apre un tot di volte. Va bene, lo accetto, intanto ci ha dato delle cosucce, niente male, e potremmo anche testare la secret in più punti adesso. Per esempio qui, perfetto, trovata. Soldi anche qui. Potremmo prendere con la secret, e anche un luck up, non male. Mi chiedo se la luck influenzi i drop del Dark Boom, sarebbe figo. Potremmo prendere questo, però non mi ricordo che cavolo era questo, ma sì, lo prendo, dai. Giant Spiders and Flies. Ok. Rende i ragni e le mosche giganti, ma di chi? Quelle nemiche? O ci permette di far spawnare delle mosche? Lo scopriremo. Oh no, questi nemici qua li odio. Questi li odio. Soprattutto perché ho basso range. Per fortuna, mi ha colpito. Non mi sono neanche accorto. Sono odiosi perché devi avere gli occhi anche dietro la testa con questi mostri. Qui abbiamo una dice room. Potrebbe essere interessante la dice room, ma potrebbe essere anche la nostra rovina. Che dice room è? La 3 che cosa faceva? Se non sbaglio, reroll e pick ups. Quelli che... gli oggetti che stanno a terra. Sapete che non riesco a ricordare. A parte che quei due cuori che ci sono nella stanza li devo far prendere a... al nostro Dark Boom. Ok, dai. Ok, andiamo a foraggiare. Vai, magna. Anzi, un cuore e mezzo, buono. Magna anche qui. Che lento che è. Io una cosa che farei è... ecco, vedete che ragno è gigante. È velocizzare la velocità di movimento del Dark Boom, perché è veramente lento. Cioè, quando inquadra l'obiettivo, no. Ma quando si muove normalmente è lentissimo. Dai, cosa c'è di bello? Nulla di che. Facciamo esplodere un 3 funghi, dai, così. Ogni tanto esce qualcosa. Per esempio, questo non è male. Sgancia. Ok, i ragni giganti sono solo i nostri, per fortuna. Balls of Steel? No. Ci ho reso più larghi, che...
non è una cosa che apprezzo particolarmente. Ok, vai così. Treasure Room, cosa c'è di bello? Allora, cos'era questo? Questo forse, se attacchiamo nella stessa direzione... No, non mi ricordo questo. Questo non me lo ricordo. Però non so se... Forse con la Brimstone non ha effetto. The Hierophant. Grandioso. Best card. Lo sconto io lo prendo. Siamo un piano sufficientemente basso che comunque potremmo sfruttarlo un po' di volte. Non è affatto male. Una cosa che avrei potuto fare è fare saltare per aria il cadavere. Magari lo facciamo prima della boss fight per aumentare un minimo le possibilità di trovare una... un patto col diavolo. Così qua, vabbè, fin tanto che sono inchiodati lì, sono facili. Ah, che bello. Vai, foraggiati, mio amico. Magna, magna. Dark Boom mi ricordo quando l'hanno nerfato. Perché mi ricordo che prima era ancora più forte. E già così è abbastanza utile, ma era molto più forte all'inizio, perché dava praticamente solo Dark Earth, Soul Earth, e mi sembra anche con maggiore frequenza lo faceva. Quindi era veramente eccezionale. Ok, vai. Ok, questo qui è abbastanza odioso, devo dirlo. Perché fa questi movimenti qui che sono veramente fastidiosi. Più che altro devo stare vicinissimo per riuscire a... subiremo danno, inevitabile, praticamente inevitabile qua. Perché abbiamo troppo poco range per riuscire a evitare i suoi attacchi. Vabbè, dai, va bene così. Oh, Angel Room. Questo era un HP, vero? Ah no, Speed Up e Size Down, ok. Almeno ci ho fatto tornare a dimensioni umane. L'Angel Room, cosa abbiamo di bello? Questo lo prendo. Ottimo. E pigliamoci anche questo, perché no? Sapete che potrei anche osare e attaccare l'Angel per evocare il Maxi Angel e provare a prendere i pezzi di chiave per Mega Satan. Però sinceramente con questo setup non credo che con Azazel, a meno che non troviamo una Brimstone o qualcosa che ci aumenti il range, non credo che abbiamo veramente speranza di abbattere Mega Satan. E poi più che altro bisogna andare fino a The Chest, se non sbaglio, per arrivare alla porta, mentre io voglio andare da Satan, quindi no. Allora, andiamo di qua. Attenzione qui. Occupiamoci di questi alato che mi danno un fastidio tremendo. Ok. Potremmo andare nella corsa. Rinunciare a mezzo cuore per la possibilità di trovare qualcosa di gustoso. Dai, questo non è difficile. Non devo farmi colpire. Ok. Potrei anche farlo, anzi lo faccio. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Una batteria la prendo. Suicide King. Questo qua, se non sbaglio, ci uccide ma fa spawnare allo stesso tempo un sacco di oggetti attorno. Ed potrebbe essere buono se avessimo delle vite in più, ma non le abbiamo e quindi... Sapete cosa? Io uso The Ward, così becco anche le secret. Faccio esplodere sto falò. Ci trovo dentro un Soul Earth, tutto previsto, ovviamente. E mi porto dietro Emergency Contact, che dovrebbe far piovere le manone di The Mom e immobilizzare il nemico. Che non è male. Ok, quel fungongo lì cosa faceva? Non mi ricordo di preciso, però di solito i funghi sono buoni. Ok. Ci rallenta, però ci migliora non poco il danno. Va bene, dai. Siamo anche più grossi, se non sbaglio. Per favore muori. Muori. Ma proprio sotto di me doveva uscire. Tra i 1000 punti che ci sono a disposizione, sotto di me doveva arrivare. Va bene. Dammi qualcosa di bello, dai. No. Bad gas. Vedete, è molto meno forte, ovviamente, adesso
sto dannato Dark Bummo. Perché solo ogni tanto ti sgancia robe veramente fighe. Questo la prendo, un altro luck up. E ci dà anche dei solert. Per gli altri bauli aspetto ad aprirli perché potrebbero uscire bombe e quant'altro. Aspetta, c'ho anche l'oggetto da usare. Mi devo dimenticare, mi devo ricordare di utilizzarlo a ogni tempo, a ogni cooldown, diciamo, perché voglio massimizzare gli HP. Troll Bomb. Bello. Ma che meraviglia, ma che bello. Quanto è bella questa challenge room, eh? The Fool. No. Mi voglio tenere questa. Poi non credo che useremo il dado da 3 perché non... A meno che non sia quello che rerolla... No, però poteva essere quello che rerolla gli oggetti sui piedistalli. Però in quel caso comunque non ci serve a niente perché abbiamo già preso tutto. La domanda è: The Ward non illumina quindi anche la seconda secret? Perché The Sun sono abbastanza sicuro che lo faccia. Si vede che The Ward no. E infatti c'è comunque la secret. Nah, questo non mi interessa. Bene, continuiamo di qua. Siamo messi veramente bene, eh. Quindi dai. Certo, la Brimstone corta diventa progressivamente sempre più pericolosa da usare, perché il range basso... Abbondanza, cavolo, questa... Lasciamola qua per ora, compreso il Solert. Questa può essere intrigante da utilizzare, eh. Può essere intrigante come cosa. Perché ci raddoppia tutti i pick-up a terra e quindi... Si possono fare delle belle combo. Mi ricordo che era anche un oggetto che poteva addirittura proprio rompere il gioco se abbinato a un'altra stessa runa, perché raddoppiavi continuamente la runa e facevi esplodere tutto praticamente. Però non credo che l'abbiano fissata quella cosa. Allora, dai, questi qui... Odio avvicinarmi a sti teschi, però per fortuna facciamo abbastanza danno da shottarli con rapidità. Sala giochi, certo. Quello lo utilizziamo dopo. Dopo ci torniamo, quel beggar, perché abbiamo comunque abbastanza red earth da fargli droppare qualcosa di interessante, probabilmente. Foraggiati. Dammi... cos'è? Bad trip. Vabbè, doveva succedere prima o poi, dai. Non me la prendo, dai. Cerco di essere positivo. No, non mangiatemi le mie cariche, maledette vespacce. Questo qua aumentava... Ah no, la shot speed. No, non mi interessa. E questo qui, se non sbaglio, ci dava la possibilità di pietrificare i nemici, forse. Dove siamo qui? Catacombs 2, ok. C'è una Tinted Rocks. La prendiamo, sì. E cerchiamo lo shop prima. Vedete? Sì, pietrifico, figo, dai, non male. Non è affatto male, dai. Non eccessivamente utile con la Brimstone corta, però. Male non fa, dai, qualcosa fa. Stiamo accumulando veramente una discreta dose di HP, con questo oggetto attivo. Forse anche troppi, da un certo punto di vista. Eccone un altro. Questo qua devo stare attento perché attacca con un pattern che di solito mi frega sempre, ok. Un po' di soldi. Devo ricordarmi di mettere soldi nella greedy machine degli shop, perché da quel che mi hanno detto bisogna arrivare a 800 qualcosa coin donati per sbloccare l'Holy Mantle come oggetto starter per The Lost. Quindi hai voglia di mettere coin lì dentro.
Cavolo, cavolo, cavolo. Ok. Save, save. Ok, salvato, meno male. Oh no, queste vogliono rubarmi le cariche. Via. Beh, abbiamo esplorato quasi tutto. Io direi, facciamo anche la course room, tanto abbiamo i solert qua a disposizione. Telepill dal diavolo. E come oggetto è una roba completamente inutile, vabbè. No, vabbè, la pala salta i livelli, però io, cioè, non l'apprezzo particolarmente. Può essere utile, naturalmente, per esempio, se si vuole fare Ash o la boss Rush. Può essere molto utile, eh. Però a me non fa impazzire, devo essere sincero. Tipicamente non la uso quasi mai. Dai, mori. Ok. Bomba e coin, perfetto. Beh, che dire, andiamo allo scontro. Catacombs 2, non è... mi confondo, no, no, non è The Mom, è vero. Mi confondo sempre con i nomi, perché questi sono ancora i piani iniziali. Allora, dai, su, tira le cuoia. Altro cuore sacro, vai. Ok. Secondo me non so se l'ho già incontrato sto tizio. Mi sa di no, eh. Ho incontrato quell'altro, quell'altra mummia. Ma questa no. Ah, non posso distruggere i suoi cosi. Vabbè, non è così difficile, dai. Siamo abbastanza forti. Ok, tier sites, perfetto. Va bene, allora a sto punto... Boh, siamo pieni di vita. Io vado qua. Ah, non mi consuma il cuore sacro, figo. Non ero sicuro di sta cosa. Dai, sganciami qualcosa, su. Maledetti beggar, guarda. Facciamo esplodere. No, 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 lasciamelo. Grazie. Lo voglio io i cuori, lo voglio io. Mamma mia, non droppano mai niente. The Sun. Cavolo. Sono molto tentato di usare The Sun adesso. Però The Sun è molto buona. Però ho un'idea, ragazzi. Ho un'idea. The Sun la voglio usare adesso, ma la voglio portare anche dietro. Ma io ho una runa che raddoppia. Quindi ci pigliamo... Questo lo pigliamo subito. Ci prendiamo la runa e andiamo a raddoppiarci The Sun. Così una la usiamo subito e l'altra ce la teniamo per scorta. Perché The Sun abbinata all'oggetto attivo che stiamo usando per avere una montagna di HP è tanta roba, Ok, vai. Una The Sun, ora. Nice. Dai, droppami qualcosa. Mamma mia, beggar malefici. Ok, questo non è male, questo non è male. Ci va a droppare cuori quando assumiamo danno. Bad trip non lo voglio. The Sun, sì. Sono soddisfatto? Quasi, quasi. Rimane solo la secret che ci ha svelato The Sun. Che contiene bombe, vabbè. Facciamo esplodere qualche fungo, dai. Quasi quasi li faccio esplodere tutti. Bad trip. Questo... questo trinket lo teniamo, perché è buono. Facciamo esplodere tutti i funghi, dai. Ok. C'è sempre la possibilità di trovare il funghetto che ci dà statistiche... un upgrade alle statistiche. La seconda secret ci sarà? Non saprei dove cercarla, però non c'ho voglia di andare indietro chissà dove, via, dai. No! Oh, cavolo, ho lasciato dietro The Sun, me ne sono reso conto all'ultimissimo secondo. Non... è perché ho preso... cos'è che ho preso? Ho preso la pillola e non ho ripreso The Sun. Mannaggia. Tutta l'astuzia, il ragionamento, eccetera, per un... niente. Cacchio, ragazzi. Che figura, ragazzi. Abbiate pietà di me. Mi sono completamente dimenticato di ripigliare The Sun. Pazzesco. Porca miseria. Spero che questo non pregiudichi la run. Non dovrebbe. Allora, Satan non è così forte. Se dovessi affrontare... qualcosa di più forte, magari mi sarei veramente mangiato le mani. Però che rabbia, cioè, era veramente ben pianificata la cosa. Questi qua esplodono, vero? Sì, devo stare attento. Perché devo essere fuori range esplosione.
Ci mancava la torretta. Attenzione, dai, su. Ok. Vieni qua, apriti, vai. Un'altra dice room. Cosa c'è stavolta? Il dado da 5. Forse era questo che rerollava i pick up. Ma chi si ricorda, ragazzi? Chi si ricorda più? Proviamo. Ah no, questo è il reroll di tutto il piano. Porca miseria, questo era per ottenere più oggetti. Sì, però io non riesco a ricordarmele ste dice room benedette, ve lo dico. Cioè, non riesco proprio a ricordarmele. Mi ricordo solo la 1 e la 6, che sono quelle più rerollose, diciamo. Perché sono quelle più pericolose, perché ti rerollano le passive, eccetera. Devo farmi un foglio da tenermi a fianco per le dice room. C'è niente da fare, perché non riesco a ricordarmele. Non so perché, sono solo 6 alla fine, però tra tutte le robe che devi ricordare in sto gioco, le dice room non mi entrano in testa. Mi ricordo che c'è quella che rerolla i pickups, quella che rerolla i piedistalli, però non mi ricordo mai quale e cosa. Mannaggia. Ovviamente qui avremmo dovuto approfittare per finire il floor e poi fare la stanza da 5. Così avremmo avuto più drop. Vabbè, questo è facile perché posso volare, quindi... Tanti saluti. Cosa c'è da droppato di bello? Vabbè, Devil è damage upgrade, se non sbaglio. Un'altra dice room? Ah, perché abbiamo rerollato, giustamente. Sì, usiamo questo, dai. Sei ancora da 5? No, da 1. Oh mio Dio, no, da 1... Maximum reroll. Non lo faccio, mi spiace. Questo no, questo no. Cos'è? Micro friend. È orribile, abbiamo tutta la faccia butterata. O l'avevamo già prima? Mi sa di no. Non so cosa faccia però questo. Forse ci crea delle mosche o cose del genere. Dai. Ok. Allora, qui c'è lo shop, andiamo a vedere che c'è di bello. Abbiamo talmente tanti da Earth che... Converter. Urca. Oh mio Dio, questo è il converter che ci converte in nei cuori, giusto? Che converte i nostri Dark Earth in cuori rossi. Potremmo avere una conversione pazzesca qui. Il problema è che non sono sicuro di volere così tanti Red Earth. Se avessi The Sun, sì. Ma senza The Sun, non lo so. Perché abbiamo Dark Boom, che di fatto è un'antisinergia, perché dovrebbe prendere, mangiare i cuori rossi e darci altro. Quindi è un po' un'antisinergia avere... Dai, morite, per favore, non infastiditemi così tanto, dai. Dai. Tira le cuoia! Vabbè, ci ha ferito, ma almeno abbiamo preso comunque un solert. Perché lui comunque i cuori se li vuole mangiare, Dark Boom, quindi se ne abbiamo bisogno noi è un po' un'antisinergia. Perché è blu il raggio? Mi sono accorto adesso. È blu, eh. Cosa sta succedendo? Mamma mia, quanti oggetti ci sono in sto gioco, ragazzi. Ci vorranno mesi prima di riuscire a ricordarmeli tutti. Questo me lo mangio io, Dark Boom, mi spiace, ma è per me questo. Vedete, sto solert non serve a niente, perché siamo già cappati. No, era blu prima e adesso non è più blu. Boh. Mi informerò a riguardo. Potrei usare un'altra carica dell'oggetto attivo. Però ripeto, voglio davvero così tanti cuori rossi? Beh, non lo so. Dove siamo qua? Depths 1. Sì, Necropolis 1, quindi ancora non siamo The Mom. Io quasi quasi Devil me lo tengo per The Mom. Oh, guarda che bello pietrificare nemici e tanta roba. In effetti è comodo, eh. Quando entra è comodo.
Dai, fermati un po'. Grazie. Ecco, stai fermo lì. E non può far nulla, poverino. Non puoi camminare sui massi, amico mio. Dai, prendiamolo. Ah, la bandages è ottima. E qui non so cosa ci sia, ma lo prendo. Volo più HP upgrade. Avevo già il volo e gli HP upgrade non sono sicuro di volerli. Ai ai ai. Non è che sia proprio così il top, eh. Pensate a fare un mega reroll adesso. No. No, no, no. Ci vuole troppo fegato. Non ho così tanto coraggio. Potrebbe uscire una roba orrenda. Però sapete che sono tentato comunque. Così, a scopo ludico. A scopo ludico sono tentato. Io quasi quasi lo faccio. Rerollo tutto. Il dado da uno mi tenta. O al massimo è un fail. Però alla fine siamo qui anche per divertirci, dai. Poppo questo oggetto e... PAM! Cos'è uscito? Ok, ho ancora la short brimstone. Che roba ho addosso? Ho l'holy mantle, fear shot, un po' di HP, un po' di roba. Oddio, non è neanche così male in realtà. Il danno è basso. Il coso bianco non mi ricordo da dove arriva sto attacco bianco qui. So che sicuramente ho il fear shot, quindi impaurisco i nemici. E l'holy mantle. Questa è tanta roba, l'olimento è veramente buono. Come oggetto attivo ho trovato Diploplia, che ci raddoppia gli oggetti sui piedistalli o anche a terra. È ottimo, se usato opportunamente può essere devastante come raddoppio. Ok, oh. Via, via, via. Tac, vedete? L'olimento ci ha parato il danno. Figata. Dai, su. Madonna, che rogne, sti mostri, che rogne. Le torrette mobili, non so perché, sono veramente timide. Quelle fisse no, ma quelle mobili non si aprono mai. Però l'Holy Mantle ci ha salvato comunque i danni. Comunque ho visto che fa delle robe di particolari, i miei attacchi. Solo che non so cosa siano. Vedete, sicuramente spavento il nemico. Poi non so che altro faccia, però. Ok. Io ogni tanto sparo anche qualcosa. Questo qui è un laccio, se non sbaglio, per tenere i pet vicini, ma non ne abbiamo, quindi non serve assolutamente a niente. Dai, su. Il problema sono i danni. Abbiamo pochi danni. È un po' un problema questo. Dovremmo lavorarci sopra. Ok, questo mi rimpicciolisce, va bene. Ok, dai. Sarebbe fighissimo trovare adesso in un patto col diavolo la brimstone. Perché con Diploplia la raddoppierei e avremmo la maxi brimstone. Sarebbe una roba spettacolo. Qui c'era qualcosa, eh? Ah no, ok, questo qua. No, mi chiedevo se avesse rerollato anche gli oggetti nello shop. Invece no, rerolla solo le passive nostre attive. Mettiamo un bel po' di soldi qua dentro. Teniamo 15, dai. 145, come vedete è lunga la strada per arrivare agli 800. Ce ne vuole, eh? Anche perché ne puoi mettere un tot ogni run al massimo. Poi la macchina si inceppa. Bene, direi che è il momento di andare avanti. Allora, ho avuto il fegato di fare il reroll. Non è andata così male. Sapete cosa? Forse la short brimstone, essendo che è Azazel il personaggio, non la si può rerollare. Cioè, quella rimane sempre attiva. Può darsi che sia così. Un po' un peccato, eh. Però, vabbè. Spediamola sopra le punte e via. Ho una bella attack speed, però. Ma che... come faccio ad avere attack speed così elevata? Forse migliora col tempo, man mano che sto dentro la stanza? Eh no, invece no, è proprio di base, è assurdo. Me ne sono accorto adesso. Ma non è che magari è il fungo che ci sta migliorando l'attack speed? No, è proprio altissima. Pazzesco.
È una figata atomica avere attack speed così alta con, con una Brimstone. Anche se è una short Brimstone, però è pur sempre pazzesca l'attack speed. Vieni qua. Però non abbiamo più il Dark Boom. Il poverino ci ha lasciato. Quello è un peccato. Cavolo, spammarla così è uno spettacolo. Ok, abbiamo già usato l'Holy Mantle. Porca miseria. Stare attentissimo qua perché... lo sapevo. Ti spuntano da sotto, cioè da sotto proprio. Se mi spawna addosso, come faccio a evitarlo? Cavolo, cavolo. Questi qua sono come quelle loro controparti carnose, ma ancora più viscidi. Ok, vediamo cosa c'è qui. Sapete che non mi ricordo... Non mi ricordo cos'è questo. Intensive in Tears. L'avevo già preso e non riesco a ricordarmi cos'è. Non sapendo cos'è non ho voluto raddoppiarlo. Ok, non mi ha colpito, dai. Tanto comunque abbiamo un hit gratuito ogni stanza, che è tanta roba, eh. Ogni tanto sparo delle tears nere aggiuntive che non capiscono dove arrivino. Allora, cosa abbiamo qua? Cos'era quella roba lì? Vabbè, sapete cosa? La prendo, dai, via. Extra pill. Ah, ok, abbiamo uno slot per una pill in più. E abbiamo due pill schifose, quindi ottimo. Qui facciamo saltare tutto. Via, via. Ok, niente di che. Altri soldi. E l'accendino lasciamo lì, preferisco tenermi il mio bel funghetto. Questi qua, se non sbaglio, possono, a differenza esatto delle loro controparti rosa, possono spostarsi anche di lato e venirci incontro. Bene, siamo quasi arrivati alle mob, dai. Siamo messi abbastanza bene, secondo me. Non è fatto male. Il danno non è elevato, però attack speed è pazzesca. Ci siamo, eh? Dai, vai. Usiamo anche la nostra pillola per avvelenare The Mom. Dai. Vedi, i danni non sono tanti, ma li facciamo così spesso che comunque è tanta roba. Dai, dov'è il piedone? Dov'è il tuo piedone, Mom? Lo so che vuoi schiacciarmi. Eccolo qua. Ci siamo quasi, eh. Andato. E un Angel Room. Sì, la Piloroid la prendo comunque. Anche se non voglio andare a The Chest. Che male non fa. Vediamo cosa c'è nell'Angel Room. Questo qua mi sembra che Rosario ci dava dei solerte. Quindi vediamoci questo, dai. Oh, abbiamo sbloccato qualcosa. Ancora, volo e HP up. È la terza volta che prendo volo, cioè... Adesso va bene tutto, ma... Sapete che mi sto chiedendo se... Facciamo così. Affrontiamo l'angelo. Questo qua dà un pezzo di... Da un pezzo di della key che serve per andare da Mega Satan. Ci serve tutte e due, tutti e due i pezzi per poterci andare. Però mi chiedo se per caso magari lo incontriamo ancora. No, questo è il pezzo 2 però. Non lo so, io l'ho preso, dai, perché intanto mi sentivo forte, quindi ho detto va, prendiamolo. Non mi è costato nulla. Non so se possiamo trovare l'altro pezzo adesso The Womb. Perché adesso inizio a sentirmi abbastanza forte da valutare anche la possibilità di fare Mega Satan. Attenzione. Ah, guardate che si era incriccato perché ha lasciato la cacchetta il nemico. Siamo veramente pieni di vita, mamma mia. Che meraviglia. Allora, dov'è qui il boss? Avevamo il compasso.
Dopo il reroll abbiamo preso anche il compasso. Cavolo, quanto avrei voluto trovare una brimstone però. Un bel patto col diavolo e poi la brimstone. Mamma mia, ragazzi. A quel punto non mi frena più nessuno. Lo sapevo. Sapevo che mi sarei stato colpito, ma sapevo anche che avrei parato il danno grazie al mio fantastico Holy Mantle. Una cosa che mi chiedo è che se io ammazzo il corpo e lascio la testa, ma prima la testa l'ho ferita, rimane ferita anche dopo oppure no? È una domanda interessante. Allora, andiamo verso nord perché voglio andare dal boss. C'è anche un mini boss. Easy. Soul Earth, lo prendo perché no? 21% l'Engine Room. Vedete che potremmo beccare l'Engine Room con un po' di fortuna. E magari beccarci quindi un altro patto. Vogliamo fare veramente full. Ah sì, dai. Full Red Earth, dai. Me ne frego. Andato. Anche più di full. Questo è un HP upgrade. Quindi, tac. Andiamo oltre il massimo praticamente. Fantastico. Siamo proprio full. Ma pensate veramente The Sun, se me la fossi portata dietro, che meraviglia sarebbe stata da avere. Un vero peccato che non è andata così. Per colpa mia, per colpa mia. Ahimè, lo devo ammettere. Nella mia sbadataggine mi sono completamente dimenticato. Com'era la room qua? Ah, ecco com'era. Porca miseria. Oh, madonna, di poco, di poco. Meno male che ho l'Holy Mantle. Mi sta salvando un sacco di HP. Ok, qui c'ho il piedone di Mom, attenzione. Un altro. Un altro ancora. Dovrebbero essere finiti. E loro li posso anche aspettare qua, tanto. Liberatevi pure, tanto non potete raggiungermi. LOL. Ridicoli, ridicoli. Ok, dai. Bad trip non lo voglio. Qual era l'altra pill? Something wrong. Mamma mia, orribile. Ma forse bad trip se usato quando ho pochissima vita mi recupera tutta la vita. Può anche essere, sapete? In effetti mi ricordavo sta cosa. Che poteva diventare una figata come pillola se. Sì, però io gli metto delle bombe perché sennò qua non me la cavo più, eh. Non me la cavo più qua, eh. Mamma mia. Non riesco a dargli queste bombe maledette. Dai. Vuoi morire, eh? Il problema sono i danni. Niente, mi ha colpito. Cacchio, peccato. Peccato, veramente. Peccato, all'ultimo mi ha preso. All'ultimo mi ha preso. Va bene, dai. Non ci piangerò sopra. Mi dispiace perché non abbiamo l'Engine Room. Avevamo solo il 20%, è vero, però. Oh no, ho sprecato lì. Potremmo andare nella Curse Room. Tanto abbiamo comunque un po' di HP in giro. Quindi, dai, ma sì, dai. E poi comunque penso che l'Holy Mantle ci impedirà di subire danno. Andiamo alla Curse Room, dai. Chissà mai che ti esce fuori qualcosa di bello. Mamma mia, i danni sono bassi però, eh. Non riusciamo neanche a shottare sti nemici. Tutto sta nello spammare questa brimstone. Che c'è di bello? Ragni, e vai, che felicità. Via. E la challenge room? Vogliamo fare anche questa sfida? Ma perché no, dico io. Perché no? Magari troviamo qualcosa di buono. Una troll bomba, ad esempio. Attenzione. Cavolo. Ah, brutta. Poi con i danni bassi.
Sapevo che avremmo subito dei danni. È una pioggia di Tears, un bullet hell. Però dai, un po' di HP possiamo recuperarli, dai. Ok, mamma mia, convengono veramente poco le challenge room in sta fase, eh. Sono veramente massacranti, mamma mia. Conviene solo se si ha qualche card per uscire dalla stanza. Oppure si è talmente OP che vabbè. Noi non siamo messi male, ma non siamo così OP. Dovrebbe bastare però per Satan. Ah, c'è ancora un nemico. No, preferisco il funghetto, dai, teniamoci il funghetto. Vedete, non posso prendere il Soul Earth perché sono pieno di Red Earth, sono fullato. Però abbiamo un po' di vita in giro che recuperiamo, quindi dovremmo comunque tornare full, penso. Facciamo fare anche le cacche, dai, tanto così. E a quel punto ci dirigiamo verso It Lives. E dopo Satan. Non so se poi post Satan potrebbe comparire il portale per andare a Delirium. Nel qual caso sì, ci andrei per farvelo vedere, ma quasi sicuramente morirei con questa build. Poi con la Brimstone corta, tu figurati. Delirium è uno di quei mob in cui devi stare a distanza per riuscire a mettere in salvo la pellaccia. Quindi possibilità di batterlo con questa build, zero. Questo cos'era? Questo faceva gli archi elettrici tra i pet, ma io non ho pet, quindi nisba. Cosa c'è di bello qua? Cos'è? Tears up, vabbè. Diamoci bad trip che potrebbe salvarci la pelle. A sinistra c'è un mini boss e il boss. Mamma mia, quanto vorrei fare più danno però, seriamente. Altra pills, cos'è? Ah, vabbè, la sostituiamo a questa e la teniamo, dai. Fa una pozza, fa... boh, potrebbe essere utile. Andiamo dal mini boss? Ma io dico di sì, dai. Ah, questo aumenta di un botto la fortuna. Cioè, non proprio, non aumenta la fortuna, ma fa... è come se avessimo una fortuna aumentata. Però non credo ci serva, perché non abbiamo oggetti che sinergizzano. Quello lì è il classico oggetto che quando vuoi trovare non lo trovi, e quando lo trovi non serve a niente, perché è situazionale. Però in alcune situazioni è molto forte, in alcune build è potentissimo. Però quando ne ho bisogno non esce mai. Cos'era questo? Un altro bad trip. Mamma mia. Cioè, se funziona come ricordo, e quindi quando hai pochi HP... no, le torrette volanti no. Quando hai pochi HP ti cura, allora è tanta roba. Dai, sta torretta volante, per favore. Lo sapevo. Mamma mia, quanto le odio, quanto le odio. Allora, sapete che odio i ragni, e va bene. Però tra i nemici che hanno aggiunto, perché questi non c'erano prima, almeno io non li avevo mai affrontati. Non so se sono di Afterbirth o sono di Repentance. Quelli hanno il mio odio assoluto. Queste torrette semoventi sono odiose, perché già lo sono le torrette normali. Allora, qui dovrebbe esserci finalmente, finalmente It Lives. Dai, è andato. Via. Facciamo fuori due occhi. L'altro occhio, l'altro occhio, ok, via. Iniziamo a menare, mettiamo anche una bomba. Però non è facile spingere le bombe, perché con le tiers normali è più facile spingerle. Sapete cosa? Io aspetto che muoiono da soli sti tizi, perché tanto vengono colpiti da It Lives, vedete? Quindi alla fine finiscono per suicidarsi. Qui non è facilissimo stargli vicino. Però ce la facciamo. Aspetto che si suicidino i tizi quelli lì. Oppure se vengono qua li ammazzo io. Ecco qua. Dai.
Bombettina. Stiamo attenti. Mamma mia. Andato. E vai. Ok. Oh my god. È uscito lui. È uscito il portale. Allora, vabbè, sentite, io mi butto. Chi se ne frega di Satan? Me ne frego. Lo farò da solo per i fatti miei, sbloccherò il negativo. Però voglio mostrarvi almeno Delirium, visto che è uscito il portale, andiamoci e gustiamoci lo scontro col boss. Sarà un suicidio. Però proviamoci. È un suicidio perché è troppo forte. Io penso che sia troppo, realmente troppo forte per essere affrontato con la build che ho adesso. Cioè, non riesco neanche a pulire ste room rapidamente, vedete. Di solito quando arrivo a poter far fuori Delirium è perché ho una build talmente forte che queste room qua normali le disintegro. Cioè, non riesco neanche a fermare questi, cioè, mamma mia. Ma basta con sti vermi, ma rimuoveteli dal gioco. Odiosi. Allora, qui praticamente è un bioma che cambia ogni room. Ogni room è diversa. E e praticamente ci sono tanti boss diversi. Vuoi morire, per favore? Eh? Ok, grazie. Ci sono tanti boss diversi. E uno di questi è Delirium. Io in realtà non lo voglio trovare subito. Cioè, spero di trovarlo alla fine dell'Irium. Perché, ovviamente, spero di potenziarmi contro altri boss. Trovare oggetti magari forti per poterlo affrontare. Perché ora come ora abbiamo veramente zero possibilità. Perché non muore sto tizio? Ok, è morto. Secondo me abbiamo veramente zero possibilità di affrontarlo adesso. Ah sì, come mi raggiungete qua, eh? Maledette zecche schifose. Divertite, eh? Quindi, cerchiamo di... Ecco, lo sapevo. Mi ha tolto... Meno male che ho l'alimento. Mamma mia. L'unico oggetto veramente strafico che ho a sto giro. Cerchiamo di trovare le posizioni dei boss. Io non ho ancora capito se c'è un criterio per capire qual è la Delirium tra le boss, oppure se è totalmente a caso. Credo che sia a caso, e quindi è una fregatura. Però questo ci rimpicciolisce, usiamola. Bad trip. Perché se non fosse a caso, ovviamente cercherei di andare per ultimo. Però adesso controlliamo. Ho ipotizzato che magari fosse il più isolato dei boss. Quindi in queste room qua, per esempio, dove c'è, vedete, più di una porta del boss, ho ipotizzato che non possa essere Delirium. Però in realtà non lo so. Quindi ok, qui non è. Tra l'altro non è nemmeno facile far fuori questi... Non è facile, non abbiamo danno. Non abbiamo damage. Mamma mia. Non facciamo un tubo. È un problema, eh. Ogni tanto parte quel blocco di tier che non so da dove arrivi, che ci fa qualche danno in più. Ma poi non muoiono mai sti qui. Oh, finalmente. Ok, abbiamo subito un danno, però va bene. Dai, muori. Ok, è andato. Rimane solo questa. Via. Mamma mia. Questa qua è pessima. Vabbè, usiamola finché ce l'abbiamo. Teniamo Diplopia qui e la spammiamo contro i boss, questa. Ok, abbiamo sbloccato anche una roba. Come mai? Boh. Non ne ho idea. Ma poi com'è che funziona, scusami, la telepatia sulla Brimstone corta? Non mi sembra che curvi niente. Dai. Tira le cuoia. Morto, sì. Bah, qui abbiamo cosa abbiamo? La Linger Bean.
Non mi ricordo di preciso cosa faceva, ma non mi sembra nulla di particolarmente forte. Ricordiamoci che qui c'è Diplopia. Se troviamo qualcosa di buono in uno di questi combattimenti contro i boss, lo raddoppiamo per avere qualche speranza in più. Però dubito veramente di trovare qualcosa di decente. Questo cos'è? Non mi ricordo neanche questo, ma preferisco il fungo. Almeno il fungo so cosa faccia e ogni tanto è utile. Devo spammarlo veramente sto attacco Brimstone. No, ci andiamo Bad Trip. Vedete, qua io non so se ci può essere Delirium qua dentro. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Ma potrebbe essere anche in questa zona qui a destra. Vai a capire. Io andrei in questa zona qua a destra perché è una room che ha due boss collegate, quindi magari non è Delirium, anche se non ho ancora capito appunto come funzioni, però potrebbe essere. Andiamoci ragazzi, cosa devo dire? Andiamo in questa qua sotto, vai. Ok, non è Delirium neanche questa. Facciamo fuori questo, perfetto. E ora questo qua dobbiamo colpirlo sulla coda. Che non è proprio il massimo. Usiamo la telepatia. Ma perché quando uso l'oggetto telepatico mi aumentano tutte le stat? Questa è nuova. Ho sbloccato qualcosa di figo. Questo non è male, questo non è male. Ha senso raddoppiarlo questo oggetto? Aspetta che non lo so. Se lo raddoppio, aumento di più. Non credo, eh. Io lo prendo. Figata. Ah, forse perché ho quell'oggetto. Ah, ecco cos'era quel segno zodiacale che abbiamo sbloccato. È quell'oggetto che bilancia tutte le statistiche. Sono tutte bilanciate le statistiche. Quindi distribuisce le statistiche che troviamo tra più statistiche diverse. Figo però. Andiamo qua sotto, dai, vai. Ok, niente delirio neanche qua. Attenzione. No, sarà veramente folle affrontare Delirium con questa build. Cioè, l'idea di stargli così vicino è assurda. Anche questa non ne vale la pena di essere raddoppiata perché. Esatto. Non è la Fly. Se fosse la Friendly Fly, quella che orbita attorno vicino e para le tiers nemiche, sì, ma così no. Allora, siccome voglio affrontarlo solo. I boss voglio affrontarli solo con gli oggetti carichi. Questo qui è una carica rapida, quindi mi basta o pigliare una batteria che era qui, tipo. Dov'è che è? Ah sì, pigliamo questa. E affrontiamo. Allora, quale? Non questo. Quello centrale, dai, così. Ok, neanche lui è Delirium. Qui dovrebbe essere facile con la nostra build, eh. Perché. Ok. Queste sono le Glitter Bomb. Sono bombe, se non sbaglio, ogni bomba c'è una possibilità di droppare roba, tipo, una roba del genere. Andiamo a ricaricarci l'oggetto in un'altra stanza. E poi andiamo un'altra boss fight. Sarebbe figo riuscire a fare Delirium con Azazel, eh? Sarebbe veramente figo, però. Avessi roba tipo, non so, il Wafer, cioè roba che ci fa tankare un casino. Forse, forse. Ma così, a naso, così, boh, no. Secondo me, anche usando due bad trip, ammesso che funzionino, la vedo dura. Ok, niente delirio anche qua. Possiamo usare il nostro Mosca per aiutarci ad attaccare. Andato. Questo cannone qua. Ah, questo era il Glass Cannon. Questo qui non era male se non erro. Se non erro non era male, perché lanciava un super colpo di cannone potenziato contro i nemici, che penetrava e distruggeva tutto. Proviamolo. Lo proviamo contro un boss? E se metti caso che è Delirium, contro Delirium non è granché, mi sa, eh. Oddio però, potrebbe non essere male.
Ecco, vedete, lancia sto colpo di cannone e si ricarica anche. Urca. Però se non sbaglio, se ci danneggia, lo perdiamo, cioè si rompe l'oggetto, se ricordo bene. Ok, è andato, buono, è andato bene. Ma sì, pigliamoci questo. E questo? Freeze effect, ma non ce l'avevo già questo oggetto. Ma l'ha convertito in stat. Vabbè. No, perché mi pare che ce l'avessi già quel freeze effect. Ah no, ce l'avevo, ma prima del reroll. È vero, è vero. Ok, andiamo alla ricerca di altri boss. Vedete che è una figata? E l'Holy Mantle ci previene anche. Però, adesso l'abbiamo rotto. Però ragazzi, Madonna, che room. Bruchi ovunque, mamma mia. Vabbè, forse riusciamo comunque a ripristinarlo, dai. Tra l'altro, anche la vita vorrei ripristinare perché inizio a dover recuperare della vita. Qui c'è un cuore. E ce n'è un altro in alto a destra. Ovviamente affronteremo il boss con più vita possibile. Voglio assolutamente rischiare di iniziare il combattimento con Delirium già mezzi martoriati. Adesso devo ricaricare l'oggetto. Ci vogliono quattro stanze, vabbè, dai, non è così difficile. Il cuore, sì, lo prendiamo. Che rogne di stanze, mamma mia. Allora, bombe, va bene. Ok, ancora una stanza e si recupera. E si recupera. Forse ho anche qualche oggetto che recupero vita uccidendo mostri, perché mi sembra di aver visto una roba del genere. Ok. Bello il proiettilone, però, è bello, ragazzi. Tanta roba. Ok. Qui c'è un boss. Non so se voglio affrontarlo. Mi sembra un po' isolato come boss. Quindi potrebbe essere Delirium. È che non so ancora se questo criterio del boss isolato ha un senso. Allora, vediamo un po'. Pills, inutile. No, esploriamo ancora, dai. Prima di andare al boss. Esploriamo un altro po'. Lo sapevo, ma ha già giocato l'Holy Mantle. Attenzione qui, eh. Attenzione. Non devo essere troppo sicuro di me solo perché ho il cannonaccio. Non voglio sprecarlo assolutamente. Qua, easy. Questo cos'è? Punti di domanda. Health down. Mamma mia, mamma. Proprio adesso doveva arrivarci. Ai ai ai. Non avrei dovuto prenderla. In effetti, quale pills utile potrebbe arrivarci adesso? Non avrei dovuto prenderla. Mannaggia. Vabbè, un Solert, guarda, ci ha ridato il coso. Ci ha ridato la vita. Se non sbaglio, c'è qualche Solert in giro per questo floor. Quindi magari recuperiamo anche la vita per il boss. Vieni qua. Un altro Solert, ok. Sono teso, ragazzi, perché è davvero forte. Ma ho già le Tears Homing. Le ho già. Forse ho qualche oggetto che mi dà le Tears Homing. Mi sono mica accorto di sta cosa. Forse perché con la Brimstone corta di sotto non lo noti neanche. Che si incurva. Ok, dai. Ce la possiamo fare, dai. Con calma. Con calma ce la possiamo fare. Apriti, amico mio. Bravo. Là. Due torrette qua. Attenzione. Vabbè, il più è fatto. Questo qua esplode, mi sa, sì. Ok. Mamma mia, quanto è grosso questo floor. Il Delirium è veramente un floor. Penso che sia il floor più grande che ci sia nel gioco, credo. Dovrei usare di più il mio cannone, però. Lo sto usando poco. Tra l'altro è anche homing sto cannone, fichissimo.
Bam, mamma mia che figata. Dovrei usarlo decisamente di più. Beccati questo. Te. Guardate come si incurva. Colpisce un nemico e poi torna indietro e ne colpisce un altro. Range up, ma sì. Il range lo prendo sempre volentieri. Dove sono i boss? Dove sono i boss? Ok, meno male che non mi ha colpito. Tac, guarda che bello. Mamma mia, figata. Bellissimo il cannone. Forse tra i miei oggetti preferiti, perché è davvero figo. È davvero figo. Vai, distruggili tutti, vai. Monetine che non ci servono più a un tubazzo. Di qua cosa c'è? Forziere? Oggettino? No, però cuori. Chi è che rimane? Allora, di qua c'è roba. Qui c'è una stanza. Attenzione, qui butta il cannonazzo, dai. Sono duri questi, eh. Tech. E queste sono le poison bombs. Cerchiamo di sfruttare anche le bombs magari contro Delirium, perché tutto sommato potrebbero essere utili. Ok, morto subito, nice. A sto punto potremmo andare. Cosa ci manca? Non è che ci manca molto, eh. Distanze, quelle due là sotto. Ma quindi dite che quella lì è Delirium? A sto punto mi sa di sì. Sapete cosa? Io ci vado a sto punto. Andiamoci e affrontiamo Delirium. Proviamoci, dai. Facciamo esplodere sto teschio giusto nel caso sia un Dark Earth. Invece no. Però non credo ci sarà più di tanto. Vai! E infatti Delirium. Ok. Buona fortuna. Mamma mia. Come cavolo. Cioè, come cavolo mi avvicino, ragazzi, a Delirium? Fatemi capire. Cioè, è micidiale. Posso solo da distanza col cannone. Lo faccio a distanza col cannone. E via. Cos'è che sei? Invisibile? No. Cioè, vedete, muta forma, continua a cambiare forma tra un mostro e l'altro, praticamente, assumendo forme diverse di tutti i mostri che abbiamo affrontato. Ci ha rotto il cannone, adesso buona fortuna. Cioè, capito che non è possibile affrontarlo con la Brimstone così. È praticamente impossibile da vicino. È un delirio, letteralmente. Subendo anche un colpo a botta, io penso sia impossibile. Perché poi assume anche i poteri dei mostri in cui si trasforma. E poi ha un quantitativo praticamente infinito di punti vita, vedete? Non gli stiamo facendo praticamente niente. Non credo che ce la faremo, ragazzi. È veramente troppo difficile Delirium con una build così debole. Bisogna arrivare qua mega potentissimi. Io le due volte che sono arrivato qua con delle build che erano in grado praticamente di azzerare il Blue Baby o Isaac di The Chest in un nanosecondo. È troppo forte Delirium. Proveremo il Bad Trip. Potrei provare con le bombe, ma veramente non c'è verso. Cioè, come, dove le metto le bombe? Toh, lo colpisco con la bomba e non le faccio niente. Ok. Allora, il prossimo hit che subiamo, pop un Bad Trip. E vedo cosa succede. Mamma mia, ragazzi, assurdo. Non siamo neanche a un terzo di vita. Ok, ci siamo. Bad Trip. Dai, andata, funziona. Full vita. Sì, ma non mi serve a niente. Non mi serve a niente. Non mi serve assolutamente a niente. Guardate l'inferno. Poi più vai avanti è maggiore la frequenza con la quale lui si trasforma. È praticamente impossibile.
Mamma mia, ragazzi. Un giorno magari riuscirò a mostrarvelo in live con, o in live o con un episodio registrato con una build decente, ma decente vuol dire assurda, a sconfiggeremo Delirium. Però così è impossibile. Che è successo? Questa è la prima volta che lo fa. Forse perché non era mai successo che cambiava stanza. Forse andando avanti con lo sconto troppo lungo succede anche questo. Che delirio, veramente, assurdo. Dai. Cercherò di portarlo almeno metà vita prima di morire, ma è un'impresa sovrumana anche questa. Ecco, il piede di Mom. Full health. Ho praticamente usato due pills full health, eh? È come usare due The Sun, fondamentalmente. E non serve a niente. Perché la quantità di danno che subiamo è estrema e non riusciamo a infliggere nulla, praticamente. Forse a metà vita riusciamo ad arrivare. Con altre due... con altre due bad trip forse ci avrei fatta. Mamma mia, micidiale, vi giuro. Metà vita, dai, metà vita. Forse dovremmo spammare bombe, visto che fanno l'alone di veleno. Magari dovremmo spammare bombe tutte in giro, così a caso, e sperare che lui finisca dentro il veleno. Spammiamo bombe in giro, dai. Mamma mia, ragazzi. Mostruoso. Mostruoso. Via, 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 via. Bombe, 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 bombe. E qualcosa faccio con le bombe, dai. È meglio di niente. C'è una pills lì. Da dove arriva? Ah, è uscita dalle mie bombe, forse. Cos'è? Niente di che. Oddio, potrebbe essere utile contro magari una delle forme del mostro. Se si trasforma in qualcosa che cammina, forse potrei usarla. È tipo questo mostro. Sapete cosa però? Se io piazzo, visto che le bomb hanno una possibilità di droppare roba, potrebbe uscirmi dalle mie bomb una bad trip e salvarmi il sedere. Vedete che ogni tanto esce anche degli HP, escono. Immaginatevi se trovassi realmente un bad trip dentro. Prendi sto HP, bravo. Cavolo, volevo mettergli la bomba in bocca quando era in forma di verme. Pure l'angelo. Ma non ti fa mancare nulla, non si fa mancare, eh. No, dobbiamo spammare più bombe, più bombe, più bombe. E sperare nel miracolo. Spammiamo bombe ovunque. Bombe ovunque. Stiamo distribuendo bombe dappertutto. Se solo trovassi, mi droppasse la pillola, la bad trip, sarebbe epico. Che poi non credo che ce la faremmo ugualmente. No, vabbè, dai. Peccato, siamo praticamente morti. È un vero peccato, eh. Magari davvero con qualche... una carta, qualche carta, qualche pizza in più. No, ma... ho finito le bombe, basta. Fine del divertimento. No, ce n'è un'altra qua, dai. Dai, dai. No, niente, monetina, niente. Niente da fare. Vabbè, è successo. Non c'era verso comunque di batterlo, obiettivamente. Cioè, guardate, è un bullet hell devastante. È praticamente impossibile. Più che altro il fatto è che in tutto questo tempo io non riesco a colpirlo, perché non riesco assolutamente a colpirlo, perché ho un range troppo basso. Quindi se io avessi avuto qualcosa di decente a livello di range, una brimstone normale,
lo facevamo con questa build. Il problema è proprio non c'è verso di colpirlo. E quindi non è possibile farlo. Adesso sto tentando l'ultima estrema resistenza con nessun HP, ma... dai, fino a un terzo della vita l'abbiamo portato. Sono comunque soddisfatto, dai. Poteva andare molto peggio, Poteva andare molto peggio. Ok. Vermone. Non siamo ancora morti, incredibile. Niente, si è incastrato all'angolo. E va bene. Ragazzi, non abbiamo portato a termine la run, non abbiamo fatto Seitan, però volevo mostrarvi il Delirium e anche mostrarvi che è fattibile. Solo che con questa build era impossibile, perché con la Brimstone corta io penso che sia veramente infattibile, a meno di non avere forse il Wafer, il Book of Shadow, magari il mantello per ricaricare, non so, qualcosa che continua a darti invincibilità e magari anche di danni da Orbital. Altrimenti è veramente impossibile. Perché la cosa, penso, tra le cose più importanti che ci sia contro Delirium, secondo me c'è il range o comunque qualcosa che ti permetta di colpirlo. Quindi anche tipo le Tears Homing o quelle che rimbalzano, i danni elettrici, tutte robe che ti permettono di fare danno continuato mentre schivi. Perché quella è la cosa, devi stargli lontano, schivare in mezzo al Bullet Hell e continuare a colpirlo. È fattibile però. Avevamo comunque due bad trip che ci hanno curato due volte il massimo di vita, quindi abbiamo consumato non so neanche quanti cuori. Quanti sono? Due barre di cuori sono tipo 6, 12, quindi 24, forse 36 punti vita, non so, una roba mostruosa comunque. Però sono comunque soddisfatto dell'episodio, dai. È durato un pochino più del solito, è stato un vero delirio, come si suol dire. La prossima volta cercherò di aver sbloccato il negativo per mostrarvi la Dark Room e poi in futuro anche Mother, quindi cercare di arrivare fino a The Home. Ma per ora, dai, mi reputo soddisfatto. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, condividere per far crescere il canale, a iscrivervi naturalmente se non siete già iscritti, e noi ci vediamo al prossimo episodio.